Eccoci, Emanone di Walter Vai, Tante Storie Pavese, forse già fin troppo, salutano gli amici e tutti coloro che sono in ascolto e in visione. Abbiamo un ospite particolarissimo, eclettico, poliedrico, famoso, devo dire davvero tanto, perché qualcuno mi ha telefonato, mi ha detto non lo conosco di persona, ma lo conosco di fama. Uno mi dice perché fa il prete e lo fa in maniera finalmente moderna. Qualcuno mi ricorda Don Camillo. Ma un altro perché suona, l'altro perché canta, l'altro perché scrive, dico stasera intervistiamo e ci facciamo raccontare tutto. Ciao Don, come stai? Ciao Walter, ti saluto, saluto anche tutti quelli che si sono sintonizzati per sentirci, sentire questa bella chiacchierata. Sto bene, grazie. Guarda, ti ho appena detto che ho appena finito di mangiare un bel riso tè in cui ortese. Ecco, Don Matteo Zambuto, che è di origini siciliane. Ah, io sono nato in Sicilia, in un paesino, si chiama Sant'Angelo Muxaro. Beh, tu dici, ma non è famoso come potrebbe essere un paese magari ricco di storie, eppure pensa che il mio paesino pare che sia la capitale della Sicania, era la capitale della Sicania, dove abitava il re Cocalos. E ci contendiamo con Eraclea Minoa, la paternità della tomba di Minosse. Guarda, pensa, niente. Vedi, come diceva qualcuno, oggi non ho vissuto per nulla perché ho imparato qualcosa. Ecco, bravo. Questo è fondamentale. Hai capito? Vengo proprio da quel paesino lì, una montagnetta nella valle dei platani, cioè scorre. Adesso i platani è giusto un ruscelletto di questi tempi. È un paese che è vicino ai platani, in questa valle. Ed è accessibile solo da un lato, c'è solo una strada che porta lì e da lì si ritorna. Quindi vorrei dire, secondo me, ieri ha fermato tutto. Ma in Sicilia dove è messo? Scusa l'ignoranza. Agrigento, nell'entroterra. Ah, cavolo, sì. Agrigento è una meraviglia. Mezz'ora da Agrigento, bellissimo Agrigento. Beh, quelle terre lì sono veramente belle, Valte, adesso non lo dico perché sono siciliano. Guarda, io ti dirò, ci sono stato un paio di volte, ma non lo faccio per captarci benevolenze, perché non significa niente. Ma ho avuto un trattamento incredibile. Mi ricordo una volta, ti faccio un flash, perché ero andato con mio fratello, vabbè, eravamo andati a trovare delle morose, poi siamo andati a Taormina, poi siamo andati a Palermo nelle Gore dell'Alcantara, a fare un giro, è una meraviglia. Bellissimo. Palermo è meravigliosa, ripeto. E tutto finito, una sera, eravamo in hotel, e io trovai un portafoglio. Gli riportai il portafoglio con dentro i soldi, perché per forma mentis non sono portato a portar via i soldi. Tu devi vedere la festa che fecero a me e mio fratello gli albergatori, perché riportai il portafoglio e loro lo diedero, che era caduto, era in tasca, certo. Loro ospite. Quando andai a casa mi diedero del pane, delle uova, del vino, dell'aceto, dell'olio, una roba incredibile, mai visto una del genere. Valte, e nel senso che di solito non capita che se uno vede un portafoglio, no, lo riporti, se poi il portafoglio è abbastanza è pieno, hai fatto quindi un gesto, diciamo, che non accade quasi mai, e quando accade bisogna far festa. Complimenti. No, loro sono stati anche, ma qui c'è anche un excursus, poi solito lo racconto, ma non siamo qui per parlare di me, è una roba da ridere. Certo. Adesso, allora, tu sei nato lì e hai studiato fino a che età in Sicilia? Allora, tu fai conto, sono nato lì, sono rimasto fino a 5 anni, poi mio padre, per motivi di lavoro, è emigrato qua, è venuto a Gerenzago, ha trovato lavoro, lui faceva inizialmente il muratore, poi è andato a lavorare in fonderia, poi Walter ha visto che facendo il mungitore prendeva più soldi, porastella, è andato a fare il mungitore. E così guadagnava di più, perché aveva 5 bocche, e una moglie da sfamare. Ah, tu hai 4 fratelli? 4 sorelle avevo. Una è morta che era piccolina, a 14 anni, io avevo 12 anni in quel tempo. Poi da Gerenzago siamo spostati. Quindi no, scusa, già una cosa. Quindi tu e tuo padre avevate l'onore e la forza di dover sopportare 4 donne. Ah, no, ma tranquillo, guarda, forse le mie sorelle ascoltano, ma... Non sto...
Questo dovevo dirla, dovevo dire. Sono tranquille. Mia mamma poi era, sì, era Angelica di nome, di fatto. Tu pensi a Walter Ma quindi quanti anni avevi quando vi siete trasferiti qua? E allora avevo 5 anni, poi ho fatto le elementari a Cerenzago, ho finito la quinta elementare a Vistarino, poi lì nel frattempo era morta mia sorella e siamo scappati via da quel paese perché sembrava che portasse un po' sfortuna. Nel frattempo sono entrati in seminario proprio quell'anno lì che passavamo da Vistarino a Belgioioso. Fatto questo passaggio, io sono andato in seminario in prima media, Walter, prima media, e sono rimasto in seminario fino all'università a fare a teologia, dopo aver fatto il classico, perché noi seminaristi facciamo il classico, poi si è fatta teologia e nel frattempo sono passati 13 anni. Eravamo entrati in 5 e sono arrivato soltanto io. Tra l'altro una battuta, ma il prete che era mio prefetto, allora se lo sta vedendo, se lo ricorderà, era il mio prefetto in seminario in prima media. Si chiama? E Don Paolo, non diciamo altro perché ha detto... Don Paolo, saluti anche da Walter. Tra l'altro non è una cosa bella quella che devo ricordarti, perché mi ha detto che io potevo starmene anche a casa perché non avevo la vocazione a fare il prete, e invece sono stato l'unico. Sei un po' off limits, però il prete deve essere così. Io ricordo il Don Matteo attuale con Teresino, ricordiamo il Don Camillo che hanno fatto storia, perché il prete deve essere a contatto con la gente, non solo il contatto con Dio, sennò se si dimentica della gente non c'è il trade union, e allora cosa facciamo? E su questo ti chiedo una cosa, perché io ho degli amici preti che conoscerai anche tu, Don Baldi del Carpine, Don Emilio Carrera, sono due carissimi amici, e ti chiedo, come ho chiesto a loro, una cosa, perché è il quesito per una persona, diciamo, che non è prete, diventa, a mio avviso, quasi naturale, quasi ovvio. Cosa che fa scattare? Cioè, la chiamata da Dio, e l'occhio di Dio che ti guarda e ti dice, vieni a me. Scusa, essendo religioso, magari ho usato la terminologia sbagliata. Ma come ti è arrivata? Cosa è successo? Ma guarda, io ti dico questo, Walter, non aspettarti chiamate dall'alto, come tu, non so se sei sposato, oppure comunque come quelli che si sposano, come quelli che hanno una certa vocazione di un certo tipo, la sentono dentro di sé. Anzitutto quello che ti voglio dire è che la vocazione la senti dentro di te, ma poi c'è anche qualcosa, qualcuno che ti chiama. Tu dici è Dio che ti chiama, Dio usa le persone, cioè ti parla attraverso la tua vita, la tua storia, attraverso le cose che ti accadono. Poi dentro quelle cose che ti accadono c'è quella voce di, in questo caso, Donnello a Vistarino, che mi ha detto, Matteo, vuoi andare in seminario? Allora io in quel momento avevo finito la quinta elementare e gli ho detto, sì, mi piacerebbe fare il prete, però Walter, a me piaceva fare anche il ginecologo, ti capì il discorso? nel senso che quando eri piccolino cosa facevi? Scusami, no? Tutti facevamo il dottore. Questa è da incorniciare, questo è il massimo. Allora, nel senso che volevo fare il dottore, capito? Cioè, quando sono piccolini o faccio il prete o il dottore. Beh, io allora, anch'io, io ho un sacco di amici che mi dicevano, cosa vuoi fare? Ma il prete c'era sempre, no? Quando eravamo piccoli noi, che è passato qualche anno. Certo. Qualcuno dice, ma io voglio fare il prete perché è Don Emilio, perché è Don Daniele. Io volevo... Infatti c'era questo richiamo d'eterno, come lo chiamo io, che adesso non c'è più, è difficile, a parte poi tutto il mondo che è cambiato, permettimi di dirlo, a mio avviso, in maniera non positiva, in maniera troppo veloce, in maniera troppo... Certo, Walter, ma l'eterno non pensare che sia chissà dove, cioè l'eterno è nel scritto, nella vita, e bisogna leggere. Il problema è che probabilmente oggi non abbiamo più la capacità di leggere quello che ci succede. E poi non solo... Forse un tempo, dico, avevamo anche il coraggio di fare delle scelte, capisci, a lunga gittata, cioè dici faccio una scelta, oggi invece si fanno scelte che durano poco, guarda anche i matrimoni che durano poco, tutto dura un pochino, non abbiamo la tenuta, Walter, la tenuta del valore, capito? Ti dico la verità che è stata, quindi diciamo, è Dio che attraverso Donnello mi ha detto vuoi fare il prete? Io ho detto sì, poi alla fine sappi che con me sono entrati altri 5 ragazzi che poi sono usciti.
Quindi cosa vuol dire? Erano tutti del paese tuo? No, c'erano di Copiano, l'altro era di Barona, l'altro era di Pavia, l'altro era... Cioè, erano ragazzi della diocesi di Pavia, sono entrati in prima media con me e poi sono usciti. Tu dici, ma non avevano la vocazione? Ma come faccio a saperlo io? Sta di fatto che hanno pensato di uscire, sono usciti. Io mi chiedo, tu mi dici sempre, cos'è che ha determinato la tua vocazione? Io penso che sia stata la mia storia, cioè il fatto che durante la storia della mia vita ho scoperto che quell'intuizione, quella voglia di fare il prete era vera, o comunque che mi soddisfaceva, che mi rendeva felice, hai capito? Questo è, poi la vita ti dice se la strada che stai scegliendo è quella giusta, no? Quello sì. Quindi sei entrato in seminario che è in via Menocchio, giusto? Via Menocchio. Sì. Fino all'Università Teologia e la parte universitaria, ignoranza mia. Teologia dove la studi? Sempre in università? No, allora tu fai con gli utenti all'università per farti capire gli anni dopo il liceo, noi seminaristi studiamo teologia. Facciamo sempre in seminario. E rappresento che corrispondono agli anni dell'università. Studiate restando sempre in seminario. Seminario teologico, il nostro era seminario teologico. Cos'è che studiate? Cioè, scusa, le domande, siccome mi hanno chiesto di chiedertelo, no, ma già era molto pratica. Pratica, quali sono le materie? La mia prima materia che ho fatto è stato un esame di psicologia. Tu dici, ma come hai fatto teologia? Allora, il teologia 5 anni, quello che ho fatto io, si dividono nel biennio e nel triennio. Nel biennio la teologia è anche filosofia, si studia un po' di filosofia, un po' di psicologia e poi ci sono le materie prettamente teologiche, biblica, lo studio della Bibbia, la teologia fondamentale che riguarda proprio la teologia in sé, nei valori fondamentali del suo essere, la teologia, e poi morale, l'altra materia importante che si faceva, morale, e poi c'era anche psicologia, c'era filosofia contemporanea. Queste erano materie del primo e del secondo anno. Poi invece in terza, quarta e quinta le materie erano tutte di teologia. Studiate anche le altre religioni o solo la religione? Ma quello sì, una materia che abbiamo fatto noi, Walter, era religioni non cristiane. Le religioni non cristiane, che abbiamo studiato l'induismo, abbiamo studiato il buddismo, il musulmanesimo, eccetera. Ma abbiamo fatto anche degli esami. Io mi ricordo che ho fatto l'esame sulla Bhagavad Gita, sull'induismo, i Veda, e tutte queste cose che poi sono venute fuori anche nella loro bellezza, perché poi facendo l'insegnante di religione, tutti questi studi mi sono serviti poi per insegnare ai ragazzi delle superiori, dove insegno ormai da 38 anni. Non diciamolo. Dove insegni? Segno al Taramelli. Oscia! Cavolo! Liceo Taramelli. Quindi deve essere... Una cosa, i voti che vi danno sono sempre come all'epoca, non so se da università ancora, 18 trentesimi, 25 trentesimi. Tutti in trentesimi, sì. Come sì. Io ho fatto economia, è un'altra cosa. Adesso aspetta un attimo, perché se trovo il bello della diretta, mi è venuto in mente adesso, cerco un libro, se lo trovo bene, se non ne parliamo de visu, fra virgolette. Certo. E chiederti cosa ne pensi di questi due autori, tu che sei un prete ferrato. Un attimo, scusate, il bello della diretta, cerco una cosa. Bello della diretta, ok, io intanto aspetto Walter. Se trovo. Chissà quali libri dovrà sottopormi, spero che non siano libri, no, ma sicuramente saranno interessanti. O di qualche autore un po' strano, un po' particolare, dici? Aspetta. Non ti ricordi gli autori? No, mi ricordo benissimo. Solo che volevo mostrarli per fare finta di fare un po' di scena, no? Ah, ho capito, voglio far vedere che sei un intellettuale anche tu, eh? No, non lo sono, figurati. Grande. Ma perché non riesco a trovarli? Vabbè, niente da fare. Niente da fare. Così. Mi scuso con gli ascoltatori perché, come al solito, quando cerco una cosa non la trovo, ormai sono sclerotico. E dimmi, allora, due domande. Perché poi adesso stiamo parlando di Don Matteo Zambuto, leggendario prete.
Ma aspettavi poi, libri, parliamo, no? Adesso stiamo parlando come prete, come sacerdote, poi parliamo, siamo capaci di discernere, parliamo come uomo. Adesso come prete, cosa pensi di Vito Mancuso? Io ho qualche libro di Vito Mancuso. Io, esatto, io l'ho letto e io già credo, ma in maniera un po' ammetto, non dico di essere aristotelico, no? Di il motore immobile, però insomma abbastanza, forse penso troppo, lì, vabbè, il problema di tante persone, vabbè. Allora, quel libro lì, ho letto che la professione del cardinale, ha detto, ti sei tirato un po' la zappa sui piedi, scrive relativamente a Mancuso, no? Aver scritto questo libro che è L'anima e il suo destino. Quindi tu, non dico cosa puoi pensare, perché poi vabbè, tante teste, tanti mondi, tot capita, tot sentenze, uno pensa quello che vuole. Ma di un approccio così, permettimelo, come l'hanno definito, ribelle e rivoluzionario, pur con una coscienza religiosa così profonda come quella di Mancuso, cosa credi? Cosa mi dici tu? Io non me ne intendo, io sono da lettore, no? Certo, allora, diciamo che c'è molta divulgazione in questa cosa qua, lui non è un uomo, un teologo di grandi intuizioni, Mancuso è uno che ha saputo cogliere la strada giusta per mettersi un po' in mostra, anche in modo televisivo, sì, credimi, perché oggi se tu cavalchi un certo modo di pensare, fai colpo, hai capito? Se tu incominci a dire che l'anima non esiste, come lui dice nel suo libro, poi tra l'altro lui ha anche un libro su Dio, pensa che io avrò letto in questi 2 anni più che sì, letto, riletto, documentato, perché ho finito di scrivere un libro su Dio che sarà di 350-400 pagine, penso. Poi ce ne parli, perché... Poi ne parlo e ti dico che non ho citato per niente il suo libro su Dio, che ho visto, l'ho sleggicchiato, non mi ha dato niente, cioè ho citato almeno un 350-400, non sto scherzando, volumi che hanno di filosofi, di pensatori, di adesso non me ne abbia lui, non, cioè, io dico la verità. Questione di gusti, cioè, io chiedo appunto chi gusti, però che poi hanno anche un certo fondamento, cioè il suo pensiero è molto relativistico, molto labile, non ha punti di riferimento. E poi c'è un discorso molto importante che oggi, secondo me, questi teologi hanno davvero in qualche modo perso, smarrito, e cioè che continuano a parlare usando un linguaggio dualistico di corpo e anima. Allora uno nega l'anima, l'altro nega di qui, l'altro di là. Non esiste lo spirituale, il materiale, esiste l'umano. E questo è bello. Capito? Si gioca tutto su questo, per cui l'unica teologia, secondo me, che ha valore e che dobbiamo portare avanti è quella della ontologia delle affezioni. Affezioni si intende tutto ciò che esprime l'umano, tutta la sua bellezza. Non c'è lo spirituale, il corporale, è l'anima, è il corpo, è da chi e da là. Non si ragiona più con questo dualismo, hai capito? Esiste l'umano, tanto Gesù si è fatto uomo nell'umano, non è che ha preso un corpo, ha preso un'anima, ha preso chi, ha preso là. È diventato uomo. E l'uomo che cos'è? Walter Chieta, lì. Sei tu come persona, dove c'è tutta la realtà di Walter nel tuo essere persona. Per cui, secondo me, Mancuso gioca un po', ecco, con i tuoi libri. Poi, vabbè, insomma, poi, non è stupido. No, no. Poi c'è anche un altro volume che ho letto, l'ho letto in maniera un po' più superficiale, di questa diatriba costante, anche se poi amichevole, fra lui e Corrado Augias, no? La disputa su Dio e dintorni. Non so se l'hai letto quello. No, ma tu stai sfondando una porta, perché mi hai citato 2 autori. Io ti ho detto, se a Mancuso dico che è non mi piace tanto, non è originale, Augias è dal punto di vista intellettuale un demente, ecco. Cioè, allora di Augias ho comprato, quindi buttando via dei soldi, no, quel libro che ha scritto su Gesù Cristo, no, e insieme a Pesce, dove scrive di quelle, qui non si possono dire parolacce su questo portale, quindi diciamo che non sei d'accordo assolutamente con lui, diciamo che dice delle cose che non hanno fondamento, non è che non sono d'accordo, non hanno fondamento, quando dice che Gesù forse
poteva essere un pedofilo, perché è cresciuto in una famiglia con una sola, con la mamma, senza papà perché era morto, perché era anziano, e dice che il contesto di una famiglia dove c'è soltanto la mamma, senza l'aspetto maschile, può creare una persona, no, con questa predisposizione, però non è dimostrato, non è così. Come lanci... Quale sono affermazioni che poteva evitare di fare? No, me l'ha fatto, però, vedi che... Io non l'ho letto il libro, credo te, questo me lo scredito un po', perché a me non dispiaceva per niente. Dice che Roblé, allora anche, non so, l'elefante può pensare di andare a letto con la giraffa, perché non sì. trova l'elefantessa la volta che ha voglia. Scusa, la comparazione sì. ridicola, ma non lo so, io questo non lo sapevo. Però passiamo a un altro autore che io ho letto e mi ha mandato in crisi, che è Stephen Hawking. È presente il ma certo, lo sai meglio di me. Cosa dici di questo genio della di, non so, allora, della scienza, dell'astrofisica, insomma? Sì, 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 fondamentale. È stato allora ti posso dire questo, che aspetta, se ho qui davanti a me, guarda, questo è una parte del mio libro che sto correggendo, le bozze. Poi facci sapere che dobbiamo fare pubblicità. Comprarlo è... Guarda, non so se si legge, Stephen Hawking? Sì, si legge. Ecco, per dirti che l'ho appena finito, no, di scrivere come lui si pone di fronte al problema di Dio, capisci? Dio non esiste. Dio non esiste perché la realtà si può spiegare da sola. Il problema è che la realtà... non solo non si può spiegare da sola, ma la realtà è un rimando a qualcos'altro che va oltre. C'è una piega che va oltre, che è dall'altra parte e che noi non riusciamo a vedere con la nostra logica, capito? E quello è il problema. Noi riusciamo a spezzettare il tempo, come anche la realtà, in tanti pezzettini. Tu prova a pensare al più piccolo pezzettino, no, della realtà, che da zero... fa il primo passo, cioè il primo movimento, quando la realtà dal Big Bang si dice, oppure quando è iniziata sta realtà, ha dovuto fare un percorso, no? Da A a B. Allora, il primo frammento, il primo passaggio, noi siamo riusciti ad arrivare al primissimo passaggio, ma dietro lo zero cos'è che c'è? Cioè, non, avere la pretesa di dire che non esiste niente di là è tirarsi la zappa sui piedi, perché è illogico. La ragione, se dice che non esiste una cosa perché non sa spiegarla, si tira la zappa sui piedi. È un'affermazione illogica. La vita è una, come dicevi tu, un'apertura verso l'eterno. Chiamalo eterno, chiamalo come vuoi. Comunque c'è qualcosa che è ancora nel mistero, avvolto dal mistero. E quindi non c'è nessuna diatriba con Hawking, figurati, lui dice, fa la sua affermazione, no, capito? Poi insieme a lui ci sono tanti altri, c'è gente che ha dimostrato con la matematica che Dio esiste, ci sono certe dimostrazioni, pensa, con la matematica, no, dimostrare che Dio esiste con la matematica, c'è di tutto, veramente. Oh no. Allora il libro si intitolerà? Questo libro? Il libro si intitolerà Bentornato Dio, perché... Oh, che bel titolo. Bentornato Dio, perché dopo averlo messo in crisi, dopo tutto l'ateismo di cui parlo, io faccio un po' un percorso filosofico nella prima parte, dai presocratici, poi passo attraverso il tuo Aristotele, dicevi che ti piaceva, e poi da lì vengo su fino alla filosofia moderna. Ok, dopo aver fatto questa scorsa della filosofia, cioè come si è posta la filosofia e anche un po' la letteratura, perché anche Dostoevskij viene trattato nel mio libro, perché ha delle intuizioni veramente grandi. Nei fratelli... Era una testa al di là, superiore. Dopo aver fatto questo passaggio mi chiedo perché esiste il male e chiedo anzitutto a quelli che non credono nel mio libro, chi non crede cosa dice sul male, poi io dico cosa dicono loro chiaramente, poi chi crede cosa dice che è il male? E allora lì chiaramente c'è tutta la parte, diciamo, non dico di essere fuori dalle regole della Chiesa. La Chiesa parla di peccato originale. Io non è che voglio negare il peccato originale. Io penso che noi
abbiamo letto tante cose sempre alla luce del mito. C'è un po' di mito che bisogna... Sì, hai pienamente ragione. Infatti il problema è quello, tante volte, di non riuscire a calare nella realtà ciò che ci è stato, permettimi, parlo della nostra epoca, un po' certo, quasi imposto e propinato attraverso le impostazioni biblicistiche che abbiamo dovuto, non dico ascoltare, ma certe volte sopportare, nel senso erano magari eccessivamente pressanti. Quindi uno magari passano gli anni e dice sì, però lui, poi in dialetto, ma diti sì, però lo sai, io ci ragiono. Poi mi sembra che Dio disse vai alla ricerca della verità, no? No, certo, ma arrivando alla verità sarai, l'uomo sarà sempre più uomo, no? Certo. A questo punto ti chiedo una cosa, allora. Anzi, ti chiedo una cosa fondamentale. Cosa ne pensi? Fondamentale fa rima con Eugenio Montale. Bene non seppi il prodigio che schiude la divina indifferenza. Ti ricordi, no? Quindi tu, di un poeta, parliamo dei più grandi, poi del Novecento, siamo Ungaretti e così via. Cosa pensi dal punto di vista proprio pratico? Non è per me, per farti domande shock, perché è una cosa che un prete illuminato come sei tu, a me viene normale porre questi quesiti. Ma penso di che cosa? Di quali autori? Sì, come Montale, Ungaretti, che erano sempre lì fra sì e no. Ah, sì, bellissimo. Allora, Walter, io ti posso dire, dato che tu mi hai detto che ho un po' una personalità eclettica, ma boh, io non so che personalità ho, io ti dico quello che vivo e come vivo, non mi interessa, guarda. No. Walter, dopo ne parliamo. Adesso no, piano. Walter, 20 anni fa, non so se ti ricordi, la provincia pavese, Don Matteo fa l'antidivo. Ero stato invitato a cantare a Sanremo. Mi aveva invitato Dino Vitola, direttore di Castrocaro. Mi ricordo. E allora lui è ancora lì che sta aspettando la mia canzone. Non gliel'ho mai mandata perché, non lo so, se avevo paura di andare, non mi sentivo sicuro. E poi avevo sentito che, non lo so, si entra in certi giri. Io volevo fare il prete, solo il prete. Poi come prete ho scritto 700 canzoni. Quello, se non avessi fatto il prete, ne avrei scritte a migliaia e non so dove sarei in questo momento dal punto di vista musicale, perché quel poco di tempo che ho a disposizione è sufficiente. Sulla letteratura, io ho musicato 10 poesie della letteratura italiana, quindi 10 poeti che hanno scritto poesie sulla Madonna. Io le ho prese pari pari da San Francesco d'Assisi a quelli che dici tu, quelli moderni, Caproni ad esempio, quelli che adesso tu hai appena accennato, a me piacciono tantissimo, perché mi piace molto quell'aria frizzantina che tira su quei versanti in cui tu vedi una strada che ti porta di qua e una strada che ti porta di là. E allora sei indeciso. Io dualismo eterno. Ma non, più che dualismo è più una... è un desiderio di cercare la strada giusta, perché a me le persone che mi hanno detto sempre io ho la certezza in tasca, e di questo ho sempre avuto una paura immensa. Io sono certo che Dio esiste, io sono certo che... l'unica cosa di cui sono certo è che adesso sto parlando con te e che morirò quando Dio vorrà. Certo che sono certo che ci... ma certo per la strada, l'unica strada che mi porta alla certezza, che è la strada degli affetti, dell'amore. Io non ho altre strade. La mente ce l'ho, sono mica scemo, chiaro che penso, ragiono, ma quello che mi fa dire che questa cosa qui è certa, non è un ragionamento che faccio con la testa e ti convinco, è un cuore che mi spinge a vivere la vita con un certo stile, che è vincente perché mi rende felice. Allora, siccome vincente sono felice, dico questa è la strada. Ecco, a proposito, hai toccato un tema che volevo toccare con te, perché un altro filosofo che io stimo tantissimo, però ha questa teoria della noluntas, Schopenhauer, no? E lui diceva una cosa, no? Tu ne sai mille volte più di me, però io leggiucchiandolo, quando poi l'ho studiato... Il tuo pensiero puoi dire anche, io ti ascolto anche. No, infatti, leggendo queste cose qua, che a me è sempre piaciuto leggere, io già sono nato in crisi, poi vado in crisi del tutto. No? E lui dice, la cosa più stupida che può pensare un uomo è quella che esiste, che possa esistere la felicità.
Tu come uomo cosa dici e come sacerdote invece cosa dici? Perché io spero che non sia così, perché sicuramente è difficile, no? Essere felici. Poi se sei un pensatore è ancora più difficile, però ci sono dei momenti talmente di felicità bella, è ovvio che talmente c'è una caducità nella felicità stessa, no? E quindi il carpe diem vale soprattutto anche per la, per la felicità. Ma tu cosa mi dici di stare? Cioè, secondo te, tu che sei... Allora, certo, no, ma non è che io sappia, io ti posso dire che la felicità di cui ti sto parlando non è il riso sguaiato che ho sulle labbra tutte le volte che vivo. Non è ogni volta che faccio qualcosa sentirmi soddisfatto perché è ritornato a me in soddisfazione l'atto che ho compiuto. Non è un piacere a fior di pelle, non è una continua barzelletta che ti fa sorridere. La felicità abita anche in una vita dove c'è quella ricerca di cui dicevi tu, quell'inquietudine della ricerca, perché è importante anche questo, l'inquietudine, cioè che vuol dire che stai ancora cercando. E penso, io vorrei davvero fino all'ultimo respiro poter dire che io sto ancora cercando nella mia vita anche la pienezza della mia vita stessa, che è Dio. Io come faccio a dire chi è Dio? No? Lo cerco continuamente. Non oso. No, ma certo, ma tutti lo stiamo cercando. Io sono felice perché ho delle domande dentro, perché non sono soddisfatto di quello che la vita in questo momento mi sta dando. Quel carpe diem di cui dici tu è un'arma a doppio taglio, dipende da come lo vedi. Ci sono quelli che lo vivono così, siccome io non so cosa ci sarà di là, io mi godo la vita oggi, spremo la mia vita, carpe diem, no? Capito? E così godo di quello che vivo oggi, quindi oggi mi faccio 3-4 donne, faccio delle battute, lo so che è importante, ma a proposito così sorridiamo un po', mi hanno detto che... Giustamente, bravissimo, 10 e lode, 30 e lode. Che bravo, no, dico oggi mi faccio delle donne, oggi poi vado, non so, a vedermi la partita di calcio, oppure, cioè non vuol dire riempire la vita di cose che ti rendono felice, ma è vivere, è capire che la vita nella sua normalità, nella sua quotidianità, al suo interno, ha questo segreto che va scoperto. La felicità non è dietro di me, cioè non è qualcosa che io ho trovato, hai capito? E così poi lo vado a cercare ancora da qualche altra parte. La felicità è dentro il mio cuore che cerca. Se non avessi un cuore che cerca, non sarei felice. Non so cosa potrei dire, come potrei dire. Mi piace perché non mi ricordo che è che dicevo una cosa, ne ho parlato una volta, non mi ricordo più con chi, che aveva... forse stava insegnando qualcosa, no? Vedeva questi alunni molto spenti, molto, che poi questa assenza di inquietudine, di irrequietezza, è anche tipica un po', non è decadente secondo me, io poi ho questa idea, no? È proprio una mancanza anche a lungo andare di valori, perché tu non cerchi, perché pensi che non ci siano, io la vedo un po' così. No? E mi ricordo che questa persona disse... la vostra mancanza di inquietudine mi inquieta, no? E quindi allacciandomi al tuo discorso, cioè il fatto che tu ti sia messo a scrivere un libro di questo tipo non è da tutti, che è un libro che potrà come sempre avere dei grossi sostenitori, dei grandi delatori, quindi ti metti in una posizione difficile, perché se tu avessi scritto delle poesie lì è già diverso, ma avere a che fare Ce l'ho un libricino di poesie che dovrò pubblicare prima o dopo. Benissimo, allora anche quello vabbè, poi Walter, ti faccio ridere perché mi sono messo anche a disegnare. Comunque non dirlo questo alla gente. No, adesso parliamo di tutto. E quindi dico, il discorso è anche questo, la difficoltà tante volte in questo senso. E quindi mi sono permesso, spero che gli ascoltatori e coloro che ci stanno seguendo non ne abbiano, si è posto queste domande un po' particolari, un po' fanno parte di me questa necessità di sapere continuamente, di cercare qualcosa, magari non so neanche cosa sia, no? Un po' perché, ad esempio, leggevo un libro anni fa di Maria Teresa di Calcutta, che lei in primis diceva che lei era in crisi fondamentalmente tutti i giorni, no? E in certi momenti, col suo livello di conoscenza della religione, e non solo della religione, quasi si sentiva una peccatrice a mettere in dubbio tante cose che in teoria dovrebbero quasi essere
scontate per una persona, certo, di chiesa, no? Gli stessi dogmi della fede, no? Lì, se ci pensi, la testa da fuori, no? Detto proprio in modo. No, beh, ma è chiaro che Madre Teresa di Calcutta, vedi, è quel discorso che ti dicevo prima. Non puoi prescindere dalla cosa fondamentale che noi condividiamo, che abbiamo tutti, che non è l'anima o il corpo, è l'umanità. È la nostra umanità, hai capito? L'umanità che accomuna tutti noi, il crociato che vediamo sulle strade, perso, senza punti di riferimento. Però sono grandissimi i crociati, perché sono una popolazione, io parlo di popolazione, che non chiede niente a nessuno e ha il termine giusto non è orgoglio, ma hanno qualcosa dentro per cui loro escono dalla realtà, ma ci fanno parte in maniera veramente, non è quello che ti chiede, loro non chiedono niente, è lì la forza. Degli emuli di San Francesco in versione moderna, no? Non è, sì, quello che chiedi i soldi tutti i giri, ti danno una coltellata e poi ti ruba il portafoglio, no? Che ce ne sono, che non sono i clochard. È una popolazione che io amo in maniera viscerale. Sai perché? Sai perché? Perché non devono rendere conto a nessuno. Non devono rendere conto a nessuno. Loro sono stati bravi ad arrivare lì. Cioè, il percorso è quello, perché ho letto una storia di gente che ha piattato lì miliardi per andare a fare il clochard. No? E quello la cosa è un personaggio che ha quasi onirico, insomma, io scusami il termine, no? Ma sì, sinceramente mi ha sempre attratto in maniera incredibile. C'è una frase molto bella di Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano, che è stato un grande luminare, un grande maestro, un grande educatore, biblista, eccetera, eccetera, e il quale, nel parlare a un giovane, un giorno disse un po' la filosofia orientale, ma che alla quale attingeva, dalla quale attingeva questi quattro momenti. Cioè, la vita è divisa in quattro stadi. Il primo stadio è quando tu sei il discepolo, cioè nasci e devi imparare. Il secondo stadio, quando tu diventi maestro. Quindi da discepolo diventi maestro. Attenzione, non è finita. Terzo stadio è quando prendi tutta la tua vita, la tua cultura, il tuo pensiero, e ci rifletti sopra, però non nel caos della società. Ti ritiri nella foresta, vai nella foresta e là pensi a tutto quello che tu sei. Non è ancora finito. Ultimo e quarto stadio. Il quarto stadio, esce dalla foresta e diventi mendicante. Crociato. Cioè, mendicante, che vuol dire che ti sei svuotato di tutto, perché tutto quello che dicevi tu, la sapienza, le cose che avevi scoperto, fatto, che pensavi di aver raggiunto chissà che cosa, è niente. È niente, perché la bellezza è oltre, hai capito? È oltre la bellezza. Si frangi il Coria Mundi. Sì, certo, quello è il concetto. Quello è il significato di questa affermazione, no? Per cui tu, la verità di te non è quando tu sei pieno di conoscenza. Questo è l'esempio che dovrebbero imparare certune persone che pensano sempre che l'uomo possa farcela da solo, senza Dio, senza il mistero, senza. Non devi mai chiudere la finestra davanti a Dio. È antiscientifico. La conoscenza è una finestra aperta sulla realtà. È una finestra che si apre, non che si chiude. Non esiste Dio, non è senso, non è questo. No, la scienza non deve dire non c'è questo, non c'è quello. La scienza deve dire, qui c'è un paio di occhiali, ti spiego cosa sono, te li spiego. Ti spiego perché stai respirando. La scienza adesso mi spiega, in questo momento, Walter, tu mi stai sentendo, no? È vero o no? Ma sai perché tu mi stai sentendo? Perché c'è la prima e mi spiega, la fisica mi spiega, che proprio le onde che io mando, se no io farei così, non sentiresti niente, proprio perché c'è l'attrito. Ma questo me lo spiega la scienza, però chi mi spiega il senso del vuoto che ho dentro di me in qualche giornata, quella voglia esplosiva, no? Chi è che me la spiega questa cosa qua? Chi lo dice? Non so neanche. Il vuoto pneumatico della ragione dell'esistenza, qual è il problema?
l'infinita vanità e vacuità dell'esistenza umana. Ecco. Ecco, adesso abbiamo raccontato una parte che io ritenevo fondamentale con un prete, scusa se lo dico, della tua tipologia, che esce dal seminato classico, meno male, non dovevo dirlo, l'ho detto. Adesso parliamo invece, siamo capaci di discernere, come ho detto prima, parliamo dell'uomo, Don Matteo Zambuto, dell'artista. Quindi quando hai cominciato a pensare e a renderti conto di essere anche un artista? E poi mi spieghi i vari step che ti hanno condotto prima, non so, prima a cantare, prima a suonare, a scrivere poesie, a scrivere libri e compagnia. Certo. Allora, niente, ti dico semplicemente questo. Sono cresciuto in una famiglia dove si cantava. Mio padre e mia madre, quando sono stato battezzato in chiesa cattolica, dopo neanche qualche mese, si sono convertiti al protestantesimo, evangelisti. Erano un gruppo, una setta protestante, evangelisti. Tuo papà e tua mamma? Mio papà e mia mamma. Poi quando ci hanno portato qui, nel nord, no? Non hanno trovato una comunità in cui inserirsi e allora si sono fatti riassorbire nella Chiesa Cattolica. Quindi sono sempre cresciuto in una famiglia che lodava il Signore e che lo cantava attraverso la musica. Poi, non so, mio padre suonava la fisarmonica, può essere magari questo. Ah, bellissimo! La fisarmonica, che bella! Bella! Bellissima da imparare. Eh sì! Mi piace un sacco! Io mi ricordo che mi hanno regalato il primo ITT organ, era un organetto in sé, o cominciavo a suonare così con le dita, con i tasti. Aspetta un attimo, hai detto organetti in sì, adesso impara anche il dialetto. No, io parlo sempre in dialetto, poi io sono cresciuto. Grandissimo, grandissimo. Devi da raccontare anche questo. Non poteva dire sì, parliamo tutti insieme. Che bello, lì poi ne parliamo. Che... Ti ho interrotto. Allora un organetto piccolino. Ho incominciato a creare io, cioè a muovere le dita e dire guarda che bello fare queste cose qui, no? E avevo 7-8 anni. Poi, in terza media, quando ero già in seminario, in terza media, ho incominciato a comporre. Che cosa? Penso che io, proprio in terza media, ho scritto un canto che si canta nelle chiese di Pavia e anche in Italia. Benedite, creature tutte, angeli del Signore, benedite. Cioè, è tuo quello lì. Quindi terza media io ho cominciato a comporre in quell'anno lì. Poi, chiaro, in liceo ho composto tante cose, cioè proprio parecchie cose per la messa, scrivevo anche per i seminaristi e abbiamo fatto il primo recital insieme, ma diciamo che poi la produzione è aumentata perché poi a un certo punto le Pauline hanno messo gli occhi su di me. Perché? Avevo fatto ero prete già da qualche anno, diciamo avevo avuto 25-26 anni, ho fatto il mio primo concerto al Divino Amore, di Roma, e lì la responsabile degli audiovisivi delle Pauline è venuta a sentirmi, ha detto dai, un po' sto prete qua, cosa che è? Mi ha sentito cantare, ha visto, secondo lei mi ha spiegato che vedeva in me la stoffa di un cantautore, e ho cominciato quindi a scrivere per le Pauline e con loro ho prodotto, non ti spaventare, 18 album. Oh cacchio! 18 album. Tutte canzoni religiose? No, canzoni religiose per loro, ma poi alcune canzoni, ho scritto un recital molto moderno, tra l'altro, La notte finirà, poi te vai a sentire le canzoni, sentirai, diciamo... Però, bisogna approfondirle, anche perché mi sembra che tu abbia un eco anche a livello internazionale, in Giappone, qualcosa, sì. Sì, ricordo male. Sì, sì, ricordo. Bellissimo. Un'esperienza interessante perché quando giocavamo a pallone qui a Pavia con i preti, abbiamo iniziato a fare la nazionale dei preti che giocava a calcio, eravamo andati, ci aveva chiamato Maurizio Costanzo al suo programma, no? Cos'è Maurizio Costanzo Show? Sì. E eravamo andati lì, io sono andato due volte tra l'altro da lui, e in quel periodo era venuto in Italia Nakata che giocava nella Lazio. Allora c'era questa troupe giapponese che era venuto per Nakata, chiaramente, no? Riprendeva, eh? Sì. Ha visto me, tutto da prete, che dicevo che giocavo a pallone, che cantavo, c'erano concerti, hanno detto, questo che è un po' strano. Infatti, mi hanno detto,
mi hanno scelto come terzo personaggio strano italiano, secondo loro, terzo personaggio strano, vabbè, non so se mi rende onore o non so che cosa. Allora mi hanno girato un documentario, che è quello che cui fai riferimento. Io ho portato Pavia anche in Giappone, non so se in Giappone parlassero di Pavia, però con me in quel documentario di mezz'ora Pavia è messa al centro, perché c'è Piazza della Vittoria, si vedono le torri, il Ponte Vecchio, il Duomo, c'è la Torre Civica. E in Giappone dove? No, io non sono andato in Giappone, sono loro che sono venuti qui in Italia. Ah, sì, hanno girato questo documentario su di me, poi l'hanno trasmesso alla Rai giapponese, la Rai come la nostra, hai capito? Questa cosa qui chiaramente mi ha dato quella settimana di fama, perché poi ero andato da Magalli, ah, no? Magalli, sì. E da Magalli, sai, lì, Magalli, dopo che sono andato da Magalli, ho avuto una settimana di chiamate, mi ha chiamato l'universo, non sto scherzando. Immagino. Io ho declinato tutto perché non potevo andare da qui, dall'ambiente di parte, sono rimasto tranquillamente a Pavia, eccetera, eccetera. Sono andato da uno mattina dalla Clerici perché aveva insistito, e niente. Poi la mia vita è stata una vita vissuta con i giovani, hai capito? Una vita vissuta con i giovani, e per i giovani ho sempre scritto, quindi la mia produzione è stata così. Poi ho scritto delle messe, pubblicato con le Paoline tanti lavori, recital. No, aspetta, qui una cosa interessante, ma è possibile, cioè hai detto hai scritto delle messe, ma perché è possibile scriverle? Cioè, no, scrivo dei canti da messa, volevo dire, delle messe. Scrivere canzoni da messa. Ad esempio, a me è capitato, vabbè, e non so chi è che l'abbia musicato, chi è che sia stato, di aver cantato diverse volte l'Adagio di Albinoni con le parole sacre, che è bellissimo, no? Certo. Tu re dell'universo. E c'è anche la canzone però laica. Sì, sì, esatto, no? E non so chi l'ha fatto, ma sono parole proprio centrate su questo tema, e con questa canzone diventa davvero... Fai conto allora questo è brani classici che nascono anche in un contesto religioso su cui noi mettiamo le parole, ok? Io essenzialmente con le Paoline ho lavorato su questi livelli, cioè ho fatto degli album per il catechismo e per i campi scuola, usiamo così, non per la messa. Poi ho scritto due messe, una di Natale, una di Pasqua, i canti per le messe, e con altri autori abbiamo scritto dei canti per la Quaresima e per l'Avvento. Con Pasquale D'Argenio abbiamo scritto Rallegratevi, canti d'Avvento, che ci ha fatti arrivare tra i primi 300 album più scaricati in Slovenia. Ti rendi conto? In Slovenia, 100 su 300 album che vengono scaricati, cioè, per dirti, si lavora. Poi vabbè, i concerti ne ho fatti un mare, Walter. Ho cantato in America Latina. Quando sono stato presidente dei cantatori cristiani italiani, l'ho fatto per 12 anni, questo lavoro bellissimo. Ah no, aspetta, spiego un po', questo non lo sapevo. E sono stato eletto, nominato presidente dei cantatori cristiani che facevano parte di questa associazione, che era la più grande associazione italiana che raccoglieva cantautori cristiani, tra cui c'era qualche prete, qualche suora, qualche frate e tanti laici che erano iscritti. Siamo arrivati ad avere 130 iscritti. Non erano tutti cantautori, però è un bel numero. Abbiamo creato delle situazioni interessanti in quei 12 anni. Io ho rappresentato, Walter, la musica cattolica italiana ovunque, Svizzera, Francia, Spagna, America. Ma cantavi in acustico o cantavi con un gruppo? No, io allora con varie modalità, il più delle volte con le basi musicali professionali, chiaramente, portavo il mio CD, il file, e poi a volte gli andavo sopra con la chitarra, oppure, dipende dal concerto che facevo, ma riprendevo la chitarra oppure la tastiera e suonavo la canzone tutta live, anche con lo strumento. Oh, cavolo. Dipende da che tipo di concerto. Adesso sono 2 anni che sono fermo. Vabbè, però adesso purtroppo... Sto preparando... Una volta ho detto a un tuo collega, diciamo che il Covid non sia
un hoc est signum Dei. Io mi dico, segno di Dio, ma cosa dici? Sei sempre il solito mettere in crisi tutto. Ma no, gli ho detto, scusa, una roba del genere. Quindi, poi va bene, purtroppo lì i cinesi, vabbè, lasciamo perdere, ma poi dico cose che non devo dire. No, bene, no, io ci lavoro dentro, quindi... Però non bisogna pensare, perché a me non piace questo, no, non la frase che hai detto tu, però non mi piace quel mondo cristiano, ad esempio, che dice Dio ci ha castigati, Dio è la più grossa scemenza che si possa dire. No, Dio, anche se devo dire, se mi permetti, devo dirti che certe volte penso persino che, tolto una piccola percentuale, non è che magari Dio o Gesù dicono, ma io ho creato un essere così che pensa solo ai soldi e ammazza, distrugge il pianeta. Non è che magari lui pensa, ostia, ci cala brassà. Certo, proprio. Walter, hai fatto un'interpretazione interessante del diluvio universale. Perché? Il diluvio universale, il racconto, non è biblico. Non nasce dentro l'esperienza biblica, perché era già presente in alcuni libri precedenti la Bibbia, che non avevano niente a che fare con l'ebraismo. Sono questi miti, questi racconti, ma quando uno dice mito non vuol dire cosa superficiale inventata. Il mito si basa sempre su un fatto accaduto, capito? Su qualcosa che accade. Allora, la storia di Noè è entrata anche nella Bibbia, ma sai perché è entrata nella Bibbia? Perché si pensava allora che Dio, dopo aver guardato l'umanità, si fosse veramente pentito. Poi però, allora ha mandato il diluvio, poi ha detto, porca miseria, io li voglio fare ripartire, io credo in questo uomo che è scemo, io credo in questo uomo che è cretino, io ci credo, proprio perché è così fragile, io scommetto ancora su di lui, e allora l'ha fatto ripartire. Che bella questa umanità, che bella questa umanità. Speriamo che effettivamente, perché la cosa è veramente... L'essere umano, vabbè, poi non è certo perfetto, però ci sono delle imperfezioni che si stanno diventando, per usare il termine medico, ingravescenti, stanno peggiorando ogni volta. Cioè, c'è un'implementazione della ricerca dell'apparire e non dell'essere che secondo me è esacerbata in maniera che i comportamenti dell'uomo, ed è palese, ed è una cosa veramente, scusa il termine, schifosa. Sì, sì, beh, certo, ma abbiamo perso, no, che abbiamo perso, no, ma hai fatto un'analisi interessante che condivido e che io ogni tanto porto anche ai ragazzi a scuola, cioè noi stiamo vivendo in un contesto di forte individualismo. D'altro canto noi veniamo da un mondo in cui ci dicevano poi devi sposarti con questo, devi sposarti, adesso la questione riguarda i musulmani, però guardate che anche noi qualche decennio fa avevamo i genitori che decidevano qui dovesse sposarsi la figlia o il figlio. Non è che noi siamo... Però vedi, è stata una reazione probabilmente a quel tipo di pensiero, di cultura unico, dove tu devi essere, no, inquadrato. Anche la Chiesa, in fondo, viveva un pochettino con questa cultura. E noi poi, però, cosa è successo? Avendo recuperato... scusatemi... della persona, no? L'abbiamo forse un po' troppo esagerato questo recupero, puntando tutto sul nostro io. Non vedi che oggi è tutto all'insegna del like? Sì. Il like, no? E questo frega l'uomo, perché non gli fa più vedere che la persona è vera nella misura in cui si vive nella prospettiva dell'altro, no? Dell'altro. Sì, no, esatto, un qualunquismo. Poi e poi questa tecnologia così esasperata porta a una spesso, secondo me, ripeto, io non sono né un filosofo né un letterato, uno che ama la lettura, ecco, basta. La tecnologia ci sta, va bene, la tecnologia va bene, guarda io e te cosa stiamo facendo in questo momento. Esatto. Cioè, pensa che belle cose che sono venute fuori nei nostri ragionamenti, io non so chi ci sta ascoltando, chi ci ascolterà, però nelle cose che abbiamo detto, magari... 2-3 cosucce interessanti le può trovare. Quindi la tecnologia è semplicemente bellissima. Esatto. L'importante è che sia sempre al servizio dell'umano, dell'umanità di cui diciamo prima. Questo. E non il contrario. E non il contrario. Adesso ti chiedo un'altra cosa. Quindi tu mi hai detto che canti e così via. E scrivi.
No, insomma, interessante. Certo. Dal punto di vista poi... Dobbiamo salutare chi ci saluta? Sì, ciao Mirella Minotto, penso conosco te. Dov'è che rispondo? Salutala così poi se vai... Sì. Ma tu scrivi anche, oltre a questo libro, cioè, questo è il fatto che tu sia un narratore, hai scritto libri solo religiosi o anche qualcos'altro? Guarda, ho qui, se mi dai la mi dai tempo, un secondo che mi fai sposto. Fai pure, abbiamo ancora qualche minuto, fai, okay. All'attacco. Guarda, due secondi che ne ho uno di qua. Arrivo. Fai. Purtroppo io non ho trovato i libri che volevo mostrare. Ma come ho fatto a parlargliene? Ok, e tu hai voluto. Io qui ho qualcosa, nel senso del primo lavoro che ho fatto con le Paoline, Generazione Giovani. Ah, eccolo qui. Bene. Qui c'è Zambuto e qui c'è Baglioni. Eh sì, perché è il mio amore. Ok, poi. Grandissimo. Questo l'ho fatto con le Paoline, racconto la storia dei giovani. Dagli anni 50 al 2003, la musica, gli avvenimenti, i fatti, i gruppi, i paninari, ti ricordi Rockabilly? Sì. I metallari, i truzzi, i coatti, tutti, li racconto tutti e mi diverto. L'ho scritto in 3 anni questo però. Questo invece l'ho pubblicato con la Casa del Giovane, dentro la storia. Diciamo argomenti etici, e poi questo invece è l'ultimo, interessantissimo, perché raccoglie un po' tutta la mia esperienza vissuta nel mondo dei giovani, un viaggio nel mondo dei giovani. Ah, che bello. Di oggi e di domani. E ora c'è l'ultimo libro, l'ultimo, spero poi di non morire perché vorrei scrivere qualche altra cosa. L'ultimo libro invece è Bentornato Dio, che pubblicherò adesso. Quello penso sia il tuo libro più di il tuo libro più difficile. Sì, più difficile, più impegnativo. A Natale, anche prima di Natale, uscirà. Con chi lo pubblichi? No, questo qui lo pubblico ancora, penso lo pubblico ancora con la Casa del Giovane, sai perché? Perché mi danno l'opportunità anche cioè guadagna qualcosa anche loro, ecco. No, poverini, io mancherebbe altro, io sono sempre... Chi lo vuole? Casa del Giovane, che, dove c'è Don Tassoni. No, c'era prima Don Tassone. Adesso in mano, prima era Don Arturo, adesso invece è in mano a un'altra persona, un laico. Per la prima volta è andato in mano la responsabilità a un laico. È una cosa interessante. Niente, comunque parte tutto, Walter, la scrittura rimane come un punto di riferimento importante per chi come me ha vissuto la scuola per 38 anni. Se vuoi ti dico seriamente quello che è la ragione e il motivo, perché altrimenti non sarei qui neanche a parlare con te. Se tu non mi avessi... Cioè io ti ho detto di sì perché... mi hai fatto capire che questa era l'occasione anche per raccontarci un po' di cose belle e vere. Sì, è vero. Allora, io scrivo anche musica, eccetera, per una sola ragione. Per restituire. Io voglio restituire le tante cose che mio papà, mia mamma, la vita, la scuola, gli amici, i professori mi hanno dato. Grazie Francesca. Del messaggio, ringraziamo. È la ragione per cui io sto lavorando. Non cerco successo perché avrei fatto un altro mestiere, no? Ti pare? Io quando vedo anche nel mondo noto, insomma, di preti, questa ricerca, no? di visibilità, di successo, non so. Tu hai fatto l'arte perché ce l'hai dentro, non per apparire. Io, guarda, ti dico, è diverso. Sì, Walter. Le poesie sono qua le poesie. Se vuoi te ne leggo qualcuna, che so, non so. Leggimi, abbiamo ancora 2 o 3 minuti. Mi leggi 2 poesie e poi devo chiedere 2 cose. 2 no, perché adesso qui devo andare a cercare. Comunque, no, beh, sulla strada Pellegrino. Allora, questa qui è abbastanza, non è lunghissima, però un minuto, se me lo dai. No, abbiamo ancora 2 o 3 minuti. Okay. Leggi quella poesia, poi ti faccio 2 domande. Sì. E purtroppo con te si chiacchiererebbe delle ore, per cui si intitola Pellegrino e si rifà un po' a quello che dicevi tu, cioè il fatto che noi siamo lì, no? Le scelte, siamo pellegrini perché vuol dire che dobbiamo arrivare ancora a qualcosa che non troviamo. Allora, la vita
mi ha educato a essere pellegrino. Mi sento come conquistato da due forze, una ferrea e raggelante che preme, incalzante, pronta a titolarmi, a ridurmi a niente. L'altra docile e obbediente a un amore saggio, ripieno di luce celeste, ammagliante, che mi affascina con la bellezza universale e mi protegge e mi avvolge con la sua cura. È per questo che mi sento chiamato dalla terra e dal cielo. Di entrambi mi sono innamorato, ma ho deciso di seguire la via delle stelle. Ogni giorno cerco nell'amore, visione dell'invisibile, la fenditura per squarciare l'involucro delle realtà. In questo mondo l'unico che respira e crea e soffre e spera nel suo pulsare, negli attimi che si avvicendano, mi convinco sempre più che può consentire all'annullamento del mio io, imitando la passione dell'innocente, inesprimibile radiosa follia, incomprensibile follia d'amore che distoglie da sé e apre i varchi, una sorta di restituzione a lui che per farmi essere ha annientato se stesso. E vivo con gratitudine perché mi è concesso di dirigere lo sguardo verso l'alto. Mi sento ondeggiare come su un ramo mosso dal vento nel recinto di un pezzetto di cielo. Mi vedo trepidante su una barca in balia delle onde a scrutare le stelle. Terrò stretta tra le mani la lucerna e come mendicante pronto per il canto della notte mi cingerò le vesti per il lungo viaggio. No, che bella. Ci sono... Pensa che... Le mani batterà le mani anche chi ci ascolta. Walter, non abbiamo preparato niente io e te. Pensa che in questa poesia che è venuto fuori così alla fine... Perché... ma così si fa. Ma io ti dico questo. Ci vedremo in altre occasioni. Faremo anche magari qualcosa insieme se ti va, almeno ci divertiamo un po'. Certo, volentieri, grazie Carlo. Ti chiedo, a parte domenica c'è la presentazione di un libro a Borgarello nella Villa alle 5. Sì, io non so, sono impegnato, perché è una festa con amici e poi vediamo chi è che lo presenta. Ah sì, ho capito, quello di imparare. L'editore Pozio è un giornalista che presenta un libro, non mi ricordo il nome, alle 5, se riesco vengo a fare un salto. Che poi io sono amico dell'Alberta. Sì, Alberta, sì. A parte questo, due cose. Allora, prima di tutto, programmi futuri, finire questo libro, giusto? Allora, questo libro, sì, dal punto di vista, diciamo, artistico, finire questo libro. Poi, sono in trattativa per pubblicarlo. Sì. C'è un rumore, non so cosa sia. Sì, no, c'è una telefonata, si è messo giù però. Stefano, posso richiamarti? Sono ancora in... scusate, qui mi sono dimenticato di spegnere. Sto cercando la casa editrice, una casa editrice che non sia religiosa, per pubblicare il lavoro già fatto su quelle 10 poesie della letteratura italiana che parlano della Madonna. Ok, sono venute fuori 10 colonne sonore bellissime, me l'ha detto Danilo Minotti, che è chitarrista di Baglioni, che abita qui a Borgarello, quindi mi fido di lui, direttore d'orchestra. No, bisogna conoscerlo e gli faremo una serata con lui. Davvero, bellissimo. Facciamo una... Ultima cosa, ultimissima. Sì. Ti piace la nebbia che sei arrivato dalla Sicilia? Allora, ti dico la verità che la nebbia non mi piace, attenzione, la nebbia non mi piace. Però mi piace un casino quando piove. Importante che ci sia del romanticismo. Finisco con una citazione di Sofocle. Dimmi solo sì o no. L'unica cosa che ci consente di superare il peso e il dolore della vita è l'amore. Sì o no? Sì, dai. Certo. Ragazzi, ci salutiamo. Siamo in ritardo di qualche minuto. È stata una grande serata col mitico sacerdote, nonché grande artista. Alzo le mani, ci rivedremo in un modo o nell'altro. Adesso tu stai qui perché offline facciamo una chiacchierata e ci rivediamo, dico agli ascoltatori e a coloro che vengono a guardare il mio programmino, giovedì prossimo con un altro artista. Ciao a tutti, buona serata. Ciao a tutti.